La fibrosi polmonare idiopatica è la forma più letale, più frequente tra le malattie polmonari interstiziali diffuse. Di questo argomento si è parlato a Roma in un incontro proprio sulla fibrosi polmonare, The Missing Link, e noi abbiamo fatto il punto della situazione sulla patogenesi, che in parte è ancora sconosciuta, con il professor Cesare Saltini dell'Università Roma Tor Vergata e Research Professor all'University of Florida. Allora, professore, oggi si è fatto un po' un quadro della situazione di tutta la patologia, partendo da quella che può essere i meccanismi di danno alla diagnosi e al trattamento. Con lei vorremmo affrontare proprio la patogenesi, che, ripetevo, è in parte sconosciuta, è vero? Sì, la patogenesi è vera, tant'è che la malattia si chiama fibrosi idiopatica, che vuol dire sostanzialmente autogenerantesi, e che è un riconoscimento della nostra ignoranza in materia di causa e quindi di patogenesi. Di patogenesi in realtà conosciamo molto, perché meccanismi, vie metaboliche, trasmissione dei segnali, propagazione del danno, sono cose che sono in questi ultimi anni hanno avuto uno, le conoscenze in questo campo hanno avuto uno sviluppo enorme. Quello che manca è da dove comincia, è l'inizio della malattia, cos'è la causa, cos'è il danno. Per questo è questo titolo molto, come posso dire, supponente, arrogante, ambizioso, che è The Missing Link, vale a dire il legame fra una causa iniziale e quello che conosciamo della malattia. Senta professore, appunto, cosa conosciamo? Partiamo innanzitutto dai fattori genetici. Cos'è che è noto? Tra l'altro lei ne affronterà proprio nella sessione del pomeriggio. Ma guardi, per quanto riguarda i fattori genetici, i geni coinvolti nella patologia della malattia sono diversi. Ci sono geni che sono caratteristicamente espressi dalle cellule epiteliali polmonari, come i geni per le proteine del surfattante. Ci sono geni che sono espressi da tutte le cellule, come i geni che regolano l'invecchiamento della cellula o la capacità della cellula di continuare a riprodursi durante l'invecchiamento, sono i geni che regolano i telomeri, quindi la telomerasi e i geni appunto che con la telomerasi regolano il mantenimento della capacità della cellula di riprodursi. Ci sono geni che sono geni espressi da cellule bronchiali che regolano o dirigono la produzione di proteine del muco. Quindi c'è una varietà di geni che sono espressi. Quello che non si conosce è quali di questi geni siano iniziali o quali siano in realtà modificatori della malattia. Se prendiamo i geni che regolano la lunghezza del telomero, che è la parte terminale del cromosoma, la cui integrità è essenziale per la replicazione cellulare e la divisione dei cromosomi durante l'applicazione. E quello che vediamo nei pazienti con fibrosi polmonare familiare è una marcata riduzione della lunghezza dei telomeri, quindi una riduzione della capacità dei cromosomi di replicare. La stessa cosa la vediamo in un gran numero di pazienti con fibrosi polmonare, quella si chiama sporadica, cioè la fibrosi polmonare che vediamo in assenza di storia di familiarità per la malattia. La stessa cosa la si vede in soggetti forti fumatori con o senza enfisema, il che vuol dire che c'è una condizione ereditaria per cui il telomero si accorcia più rapidamente, questo è associato a una serie di manifestazioni cutanee, parenchimali e anche polmonari, dermatite e quant'altro. Questo si verifica isolatamente nella malattia di cui stiamo discutendo, del fibrosi polmonare idiopatica, e si verifica in condizioni di esagerato stress ossidativo. Il fumo è la più comune causa di danno polmonare, perché il fumo aumenta sproporzionatamente lo stress ossidativo, cioè la produzione di cali dell'ossigeno, che sono composti tossici che ledono, alterano la struttura dei lipidi, delle proteine, del DNA, dell'RNA e sono capaci di danneggiare il DNA e i cromosomi. Quindi noi vediamo che i soggetti apparentemente sani, dico apparentemente, che sono forti fumatori, hanno lo stesso difetto
che si trova come difetto genetico nei pazienti che hanno fibrosi familiare. Quindi questo ci suggerisce che ci sono probabilmente diverse vie per arrivare allo stesso risultato e che il disturbo genetico o la proteina alterata prodotta per una mutazione genetica può rappresentare, in assenza di stimolazione ambientale, in assenza di danno ambientale, quello che può succedere anche con il danno ambientale, che è ad esempio l'ossidazione delle proteine del surfattante ed altre cose.